novità ad Agrigento nell'ambito del progetto City of the Temples. Ascoltiamo in proposito Christian Moncada ed Elvira Capraro. Al microfono di Irene Minisenda. Nuove novità per quanto riguarda il network City of the Temples. Sì, oggi inauguriamo questa grande collaborazione con Archeopark, questa cooperativa che è entrata come partner, ma abbiamo subito stretto un legame particolare e cominceremo con la promozione di City of the Temples, quindi del nostro territorio, nei punti nevralgici della città e alla Valle dei Templi, in modo da intercettare i turisti e invogliarli a rimanere qualche giorno in più ad Agrigento. Ci occupiamo di distribuire quello che è tutta l'offerta turistica di Agrigento, ma la grande novità è la possibilità di avere già preconfezionate delle guide, come ad esempio la visita guidata alla Valle dei Templi, semplicemente con una prenotazione, senza dover cercare, quindi organizziamo quello che già c'è, rendendolo fruibile al turista e di facile accesso sia al turista che anche alle strutture ricettive, cosa molto importante. Crediamo fortemente nella collaborazione di tutto il sistema e la rete che possa fare in modo che intorno al grande attrattore che è la Valle dei Templi ci sia tutto un sistema di offerta turistica che riesca a promuovere la nostra città. Agrigento Archeopark nasce come società cooperativa che si occupa di archeologia, di workshop di archeologia per offrire al turista un'esperienza pratica in campo archeologico, ma è anche impegnata assolutamente nel territorio e crede fortemente nella collaborazione di tutte le eccellenze agrigentine, ce ne sono tante, che possano fare in modo che la città insomma si sollevi e finalmente faccia rete veramente. La nostra attività appunto sul territorio da qualche anno ha avuto anche la collaborazione con la tua e attiveremo adesso appunto questa collaborazione con i bus turistici che riescono a fare in modo che la città appunto abbia questo aspetto almeno gradevole di turismo.